Spesso i clienti ci chiedono come calcolare il budget pubblicitario o quanto devo investire in pubblicità per vedere dei risultati. Questa è una domanda classica che viene fatta, ma in verità la risposta è che bisogna partire tutto al contrario, bisogna partire dagli obiettivi e per farlo serve uno strumento che ti aiuti in questo compito. Oggi ti presento un Excel, un foglio di calcolo che ti può aiutare a calcolare il tuo budget pubblicitario per raggiungere gli obiettivi che hai di marketing e di fatturato. Io sono Luca Faccin di Performance PPC, un'agenzia specializzata in media buying, cioè nell'affiancare le aziende per investire budget pubblicitario e ottenere gli obiettivi di business stabiliti. Ti invito prima di partire a iscriverti al nostro canale se non l'hai ancora fatto. Performance PPC lo trovi su YouTube, abbiamo tantissimi video, ormai è una libreria che fa quasi da corso, insomma, anzi, vero e proprio corso per tanti aspetti del marketing, del business online. E poi mettere mi piace a questo video perché può esserti d'aiuto, ci aiuta a far crescere il canale e soprattutto poi ti verranno consigliati altri video simili che sicuramente ti potranno interessare. Bene, io direi di partire. Ti mostro ora, dove vedrai apparire, una tabella Excel che magari può spaventare la prima volta che la si vede, però in verità è un sistema molto chiaro e semplice per calcolare del budget pubblicitario, soprattutto può essere uno strumento preciso che ti permette di fare del budgeting. Se sei un'azienda strutturata, magari ti sarà capitato di avere degli obiettivi e dover stabilire appunto quanto è il budget necessario per raggiungerli. Ora io ti mostrerò degli esempi con dei numeri pressoché anche realistici che potresti avere. Chiaramente dipende molto dal tuo business, poi i numeri che andremo a inserire qui, però alla fine del video ti manderò un link, anzi troverai qui sotto un link con il quale potrai proprio scaricare questo Excel e utilizzarlo tu stesso mettendo i tuoi parametri e quindi vedendo i tuoi risultati, il tuo budget pubblicitario e quello che puoi ottenere con la pubblicità online. Bene, partiamo a vedere come si compila quindi questo foglio di calcolo per il budget pubblicitario. Partiamo da questa prima tabella che vedi qui in alto. Ok, poi andremo a vedere la seconda, ma per ora concentriamoci su questa, quindi zoomiamola un attimo. Allora, noi andremo a lavorare sui parametri verdi, mentre i parametri neri saranno i nostri obiettivi di fatturato e i parametri che vedi in grigio sono da non toccare mai perché sono i risultati che ci dà l'Excel stesso. Partendo dall'alto, noi abbiamo un fatturato attuale, mettiamo, di 500.000 euro all'anno. E abbiamo l'obiettivo di arrivare nell'anno successivo a 600.000 euro. Quindi il foglio di calcolo ci dice che la differenza è di 100.000 euro. Capirai? Fino a qua mi sembra abbastanza chiaro, no? Ora dobbiamo pensare, questo è un primo parametro che dobbiamo inserire noi, a quanto fatturato facciamo di solito per ogni cliente nuovo acquisito. In questo caso ho ipotizzato 5.000 euro. Vedete che qui ci sono anche le note di suggerimento. Inserisci qui il valore medio che ha un cliente per te in un anno. Ecco, questo dobbiamo considerarlo. Stiamo ragionando a livello di anno, cioè io in un anno voglio aumentare il fatturato di 100.000 euro, quindi mi devo chiedere quanto vale per me un cliente in un anno. Quindi se hai un'azienda di servizi, magari il tuo cliente compra un primo servizio a 1.000 euro, un altro servizio a 2.000 euro e poi un altro servizio a 2.000 euro e quindi fai 5.000 euro in un anno. Magari è un e-commerce dove un cliente compra subito 5.000 euro o magari compra 50 euro all'inizio, però poi continua a comprare ogni mese 100 euro di tuoi prodotti. Quindi devi fare un ragionamento se hai dei dati anche statistici in base ai dati che hai. Quanto vale per te un cliente in un anno? Ovviamente qui poi sta a te ragionare, se stiamo ragionando in termini di fatturato netto, quindi considero i 5.000 euro come netti o lordo, cioè questo è il fatturato che ho. Qui abbiamo parlato di fatturato in effetti. Ok, voglio aumentare il fatturato di 100.000, devo avere 5.000, però potresti fare lo stesso ragionamento con il netto, voglio fare un netto di 100.000, devo avere un cliente che mi dà 5.000 euro netti all'anno. Bene, sulla base di questo, l'Excel molto facilmente calcola quanti clienti nuovi devi acquisire. Ti dice, per raggiungere il tuo obiettivo di 100.000 euro in più l'anno prossimo, devi acquisire 20 nuovi clienti. Ora dobbiamo mettere un altro parametro.
fondamentale, il tasso di conversione di lead in clienti. Che cosa significa? Significa quanti rispetto ai contatti che arrivano nella mia azienda diventano clienti. Per esempio, se mi arrivano 100 contatti in un mese di persone interessate ai miei servizi, quanti di questi poi diventano clienti? In questo caso abbiamo ipotizzato il 5%, cioè ogni 100 persone che mi contattano, 5 diventano clienti. Anche qui c'è la nota che spiega come inserire questo parametro. Infine, quindi qui l'Excel mi dà il numero di contatti necessari, perché chiaramente so quanti clienti voglio, so quanta percentuale rispetto ai contatti che mi arrivano diventano clienti, posso calcolare quanti contatti di quanti contatti ho bisogno. Qui stiamo parlando soprattutto quindi di campagne di lead generation, quindi campagne che mirano a farti ottenere contatti di potenziali clienti. E ci dice l'Excel, abbiamo bisogno di 400 contatti di potenziali clienti per riuscire a convertirne 20 in clienti. Ogni cliente ci dà 5.000 euro e così avremo raggiunto i 100.000 euro di fatturato. Vedete come stiamo andando a ritroso per capire alla fine quanti soldi devo tirare fuori di campagne pubblicitarie. Ogni campagna pubblicitaria dovete capire che ha un costo e un risultato. Se mi costa 1.000 euro e ottengo 10 risultati, vuol dire che ogni risultato mi è costato 100 euro. È così che andiamo a capire, in base a quanti risultati vogliamo, quanto dobbiamo spendere di campagne pubblicitarie o investire di campagne pubblicitarie. A questo punto abbiamo il terzo e ultimo valore da inserire noi, che è il costo per contatto, ossia ogni quanto di spesa pubblicitaria io di solito tengo un contatto. Anche questo è un parametro che potreste avere se state già facendo campagne pubblicitarie, o potreste non avere, e in quel caso posso darvi dei consigli, sotto vi darò dei suggerimenti per andarci vicino, intuirlo. Qui vedete nella nota già c'è un qualcosa, perché abbiamo scritto inserisci qui il costo per contatto medio che hai. Se ogni 6 euro spesi in pubblicità ti arriva un contatto, hai un costo di contatto di 6 euro. Considera che su Meta il costo per raggiungere 1000 persone va dai 5 ai 25 euro, ok, di media, quindi è molto variabile e dipende dal settore. Quindi inizia a contare quanti contatti prevedi di raccogliere ogni 1000 persone raggiunte dalla pubblicità. Queste sono tutte cose che ti possono aiutare se non hai dati a intuirli. Quindi tu potresti ipotizzare, nella peggiore delle ipotesi, di pagare 25 euro di pubblicità per raggiungere 1000 persone e di queste persone avere una persona su 1000 che ti lascia il contatto. Vuol dire che la mia pubblicità viene vista da 1000 persone di cui una mi lascia il contatto. Questo significa, avendo pagato 25 euro per 1000 persone, che ho un costo per contatto di 25 euro. Spero sia chiaro, però questo è un po' la base, diciamo, per chi fa marketing online. Dovete avere questi parametri qua. Se non ce li avete, vi ripeto, potete essere affiancati anche dal nostro team. Noi facciamo delle chiamate che noi chiamiamo di check-up gratuiti, in cui in mezz'ora avete un nostro esperto che vi aiuta a trovare i vostri parametri, o se state facendo campagne pubblicitarie può fare un check-up delle campagne, controllare come stanno andando, dandovi appunto dei suggerimenti su che cosa c'è da migliorare e che cosa potete fare. Poi potete decidere di farlo con noi oppure no. Detto questo, arriviamo al nostro risultato finale, che è in grassetto qui, che è il budget necessario di marketing, che sono 16.000 euro. Uno potrebbe dire, ma sono tanti. In verità 16.000 euro sono appunto la moltiplicazione di 400 contatti che ci servono per 40, che è il costo per contatto, quindi abbiamo il risultato del budget totale. 16.000 euro sono tanti? Beh, sono quell'investimento che noi mettiamo sul piatto per raggiungere il risultato di 100.000 euro di fatturato. Quindi è molto buono. Cioè io ho un ROAS, un ritorno sulla pubblicità, più di 5 volte. Quindi dobbiamo iniziare a ragionare in questi termini con il marketing online. Quanto devo investire, che cosa mi aspetto? E so che per arrivare a questo risultato bisogna rispettare questi tre parametri. Cioè il costo per contatto deve stare sotto i 40 euro. I lead convertiti in clienti devono essere minimo il 5% e ogni cliente mi deve portare almeno 5.000 euro. Se io rispetto questi tre parametri, con questo budget pubblicitario matematicamente arrivo al risultato di 100.000 euro di fatturato. Ecco come si utilizza questa tabella. Quindi ripeto, potete iniziare a utilizzarla voi, metterci le mani,
Troverete il link qui sotto, ripeto, per scaricare l'Excel e eventualmente anche per richiedere un check-up, un supporto da parte nostra. Se vogliamo, adesso possiamo anche andare oltre. Questa seconda parte del video è per gli utenti un po' più avanzati, ok? Però va bene anche per fare dei ragionamenti più a lungo termine per gli imprenditori, perché bisogna sempre pensare che il marketing è un investimento che può tornare non soltanto nel primo mese, non soltanto nel primo anno, ma a distanza di anni, anzi è, dalla mia esperienza, esponenziale negli anni. Ci sono dei clienti di oggi che sono arrivati da campagne di 3 anni fa, dove sembravano funzionassero, però oggi ci stanno portando tanto fatturato. Quindi calma, sangue freddo e consideriamo anche la situazione sui 5 anni. Qui vedete c'è questa ulteriore colonna, la colonna D, dove ho fatto dei ragionamenti a 5 anni. Cosa succede a 5 anni dopo che io ho fatto questa campagna solo per il primo anno? Beh, dopo 5 anni il mio fatturato è passato da essere di 2 milioni e mezzo, vedete, perché ho moltiplicato i 500 mila euro all'anno per 5 anni, sono passato a 3 milioni, quindi ho fatto un 500 mila euro in più, proprio 100 mila euro all'anno per 5 anni. Bene, ho fatto 500 mila euro in più grazie a questa campagna. Quindi non è da considerare solo il primo anno, ma un cliente probabilmente resta con voi per più anni. Se siete bravi, se il vostro servizio è utile, resta con voi più tempo, tutto quello si va a sommare come risultato. I costi invece restano sempre gli stessi perché le campagne le abbiamo fatte il primo anno. Il fatturato per cliente, quindi se un cliente mi dava 5 mila euro all'anno, in 5 anni ho 25 mila euro. Il numero di clienti che ho avuto è sempre 20, ok? Immaginiamo di non diciamo farne partire altri. Questi parametri sono tutti uguali, quindi resta tutto invariato, però il mio ritorno sull'investimento questa volta non è di 5 per, ma è di 30 per, proprio perché la spesa è rimasta la stessa, ma il ritorno è aumentato di 5 volte. Quindi vedete che poi il ritorno sull'investimento è esponenziale nel tempo, siamo bravi a mantenere i clienti. Quindi il marketing è uno sforzo che facciamo iniziale che può anche sembrare agli occhi di un esperto che non valga la pena fare quello sforzo per quel fatturato che abbiamo nell'immediato. Ma se andiamo a analizzare poi il valore di un cliente vero, il lifetime value, cioè il valore di vita di un cliente, quell'investimento ha magari molto molto senso. Quindi questi sono i ragionamenti da fare. Qui sotto c'è una seconda tabella, eccola qui, dove vado a fare un'ulteriore ipotesi. Ok, questa è la stessa tabella di prima, vedete delle cifre diverse perché sono state ipotizzate. Noi queste sono tabelle che utilizziamo con i clienti normalmente e perché ci servono proprio per lavorare e ragionare con i clienti. Però qui ho fatto una semplice ipotesi. Mettiamo che io ho raccolto nel primo anno con 50 mila euro di campagne 500 contatti. Mettiamo che di questi 500 contatti io ho convertito 25 clienti, c'è cioè il tasso di conversione del 5%, 500 contatti e ho avuto 25 clienti. Ma questi 500 contatti mica li butto via, restano in contatto con me, restano nel mio database, no? E allora ipotizziamo che comunque di questi 500 contatti un 30%, non dico tutti, ma un 30% effettivamente in target con noi, cioè sarebbe giusto come nostro cliente, noi saremmo giusti per loro, è solo semplicemente che nel primo anno non sono partiti. E questi sono 150, 30% di 500 contatti. Ora immaginiamo di questi 150 contatti in target che l'1,5% entro 5 anni diventi cliente, quindi una soglia anche molto bassa, l'1,5% di questi diventa cliente. Beh, noi in 5 anni avremo due nuovi clienti da quella vecchia campagna, capite? E questi due nuovi clienti possono valere per noi in questo caso 45 mila euro, ok? Qui perché c'è la virgola. Due clienti, valore di un cliente 20 mila euro, sono 40 mila euro. 40 mila euro, se voi guardate, è, o 45, insomma, è quasi la cifra che ho speso di pubblicità nel primo anno. Quindi il ritorno sull'investimento va a aumentare anche molto di più negli anni, perché non solo i clienti possono restare se sono bravo, ma possono anche aumentare rispetto ai contatti che ho avuto nel primo anno. Quindi anche qua vedete che il ritorno sulle pubblicità è andato a 49, ok?
Se vi sembrano complessi tutti questi ragionamenti, però dovete capire che il marketing è una scienza che va analizzata con i numeri. Ripeto, potete avere bisogno di supporto, non c'è nessun problema, posso affiancarvi, ho un team molto bravo ad affiancarvi su questi ragionamenti, però questi sono i ragionamenti veri che si fanno per il calcolo del budget pubblicitario. Poi potete affidarvi a agenzie pressoché professionisti che vi possono dire dell'altro, c'è chi vi dice minimo devi spendere tot, massimo tot. Ok, tutto, però il ragionamento più corretto è quello di basarci sugli obiettivi che abbiamo per capire qual è l'investimento necessario per raggiungerli. Bene, quindi con questo ho completato. Mi raccomando, scarica l'Excel, prova a utilizzarlo e fammi sapere qui sotto al video come ti sei trovato, se sei riuscito a trovare il tuo budget necessario di marketing, se l'hai investito, che risultati hai ottenuto, faccelo sapere e ci farebbe molto piacere restare in contatto con te. Puoi commentare sotto questo video o contattarci dal sito di performance-ppc.com. Io ti do appuntamento al prossimo video e stammi bene, ci vediamo presto.